che non si dimenticano, riaffioriranno sempre i tanti momenti belli e divertenti. Me lo voglio ricordare proprio così com'era, sarcastico anche nel raccontare le cose, insomma, anche più infelici, drammatiche, a volte cercava di segnare e accogliere la vita nel modo giusto. È difficile pensare a un ricordo solo di Don Andrea. È difficile trovare un ricordo solo di tante persone, almeno così. L'unica cosa è che veramente ho l'impressione che mi venga a mancare un altro punto cardinale della mia vita, ecco. E non vorrei un giorno ritrovarmi a navigare a vista. Speriamo di no, che non sia così, anche perché sono persone che in qualche modo ci restano sempre vicino e quello che ci hanno insegnato ne faremo sempre tesoro.